Allora, io e la mia ragazza decidiamo di andare a fare il tampone, visto che siamo stati in contatto con molte persone. Prenotiamo in un centro che fa tamponi ed altro, e ci dicono che aprono alle 8, ma se vogliamo evitare la fila tipo alle poste, di venire molto prima. E arriviamo lì alle 7 e mezza. Scriviamo il nostro cognome nel fogliettino, gestito dalla classica persona che non lavora lì, ma per il bene dell'umanità, o semplicemente perché non avevo un cazzo di fare, si crea questo lavoro, chiamiamolo il listiere. Eravamo i settimi, memorizzatevi questa cosa, i settimi. Il centro apre alle 8, ma ovviamente sarà campano alle 8:20. E lì davanti c'era talmente tanto assembramento che sono io virus mu picchio. Che mi serve fare il tampone? Anche perché se ci vado significa che magari c'ho i sintomi del covid, no? Come ce l'ho io, ce l'ha un altro signore che era lì. C'era talmente tanta gente che pareva coi vanoi dai tempi locatoni. Esce la tipa con la lista e inizia a dare i numerini. Chiamano il mio cognome e se lo prende un'altra signora. Allorché ci disse: signora, mi scusi, siamo parenti? No. Avevamo lo stesso cognome? No. E allora mi dà sto numerino prima che ci stannutisce un tafaccio. Cioè, si stava prendendo il mio turno, ma cose di pazze, va? Esce di nuovo la signora e inizia a chiedere a tutte le persone che devono fare il tampone le tessere sanitarie. E li prende senza guanti. Ma stanno male. Cioè, tu devi dare l'esempio e prendi tutte le tessere. Stiamo parlando di una trentina, tipo. Senza guanti e li metti tutte insieme che pare che stavo giocando a poker. Magari sono positivo. Infetto la tessera. Infetto tutte le tessere, infetto magari pure a Ida. Signora, ma chi ha il posto del cervello? Super Santos. Nel frattempo dentro non si poteva stare, giustamente, fuori pioveva, in macchina non sentivi se ti chiamavano e io volevo solamente che un meteorite mi colpisse nella fontanella. E ci siamo dovuti mettere tutti ammassati sotto un balcone, cioè ma e noi male che non si fa foto e si può tampone magari tu piglia, cioè io non... Nel frattempo un signore mi avvisa che avevano chiamato il mio numero. Entro lì e la signora mi fa: guardate, vedete che qua dentro non potete stare. Sì signora, un secondo che... No, no, guarda, mi dispiace ma non puoi stare. Una cosa signora, no, signora, hanno chiamato il mio numero, se magari mi fa parlare io ci spiego. Mi fa: ok, devi andare dalla mia collega. Vado dalla sua collega: signora, che devo fare? Ti chiamo io, non ti preoccupare. Quindi il numero non mi serve? No. A questo punto meglio che se lo prendeva la signora, almeno lo buttava lei, visto che cestini non ne trovavo. Sì, nel frattempo noi eravamo i settimi. Però, siccome fanno un sacco di esami, per il tampone noi eravamo i secondi. E non ne chiamavano mai. La gente arrivava ed entrava. E allora io mi calmo. Vado dalla signora e le dico: signora, mi spiega il metodo nella quale le sta chiamando le persone che devono fare il tampone? Mi fa: seguendo le tessere sanitarie. L'avevo capito, ma come? Le prime che prendo. Cioè le persone arrivavano, mi pigliava la testa e la metteva davanti. Ma queste cose sono cose che neanche alla quarta elementare fanno. Ma cucciamisi a chi da Daramanz Pikachu, ma cucciamisi. La signora mi ha visto giustamente alterata perché l'ho spiegato: signora, lei deve prendere quelle di dietro. Mi fa: ah sì, hai ragione, tutto. Mi fa: ok, perfetto, adesso ci sei tu, adesso. Ne scritto 38 nel suo menù. Entriamo io e la mia ragazza, facciamo il tampone ed usciamo. Ora, signor Conte, lei può fare tutti i nuovi DPCM che vuole. Ma qui siamo consumati. Dovete controllare come vengono gestite queste cose. Dico, ma ci vuole assai pure. Dico, lo fanno i barbieri. Lo fanno le estetiste. A picche i macellai, no? Su prenotazione. Dovete fare il tampone su prenotazione. Quanti tamponi potete fare in un'ora? 4, pentite, no? Alle 8 e un quarto, alle 8 e mezza, alle 8 e 45, alle 9, per dire, no? Così, se io so che ho il tampone alle 9, vengo 5 minuti prima, arrivo là davanti, non c'è nessuno, caso, e ne esce, no? No, che eravamo tutte da ammassati. Ma che cosa ci siamo venuti a fare noi? Due ore prima, alla mamma, da mamma, pacacamani. Check out the G-Flock and smoke, with D-Pain and Snoop D.